Buongiorno signori, oggi vi mostro il mio pacco batterie in posizione. Non ho mai fatto vedere come ho protetto le barre di connessione. Questi sono pezzi stampati in PLA dopo averli progettati in Tinkercad, magari dopo vi faccio vedere come brevemente ho fatto. L'ho posizionata in questo modo, un po' sfalsate, perché così ci fosse spazio per mettere in un angolo la morsettiera, il bilanciatore di carica che adesso è spento e che posso accendere tramite questo pulsante qui se voglio. Il BMS è appeso alla bene meglio qui da questa parte. Qui ci sono i poli, che sono la parte più pericolosa da coprire, perché mettere le mani attraverso i due poli per sbaglio può costarvi una piccola ustione. I cavetti di bilanciamento e che vanno al BMS li ho tagliati a lunghezza, anche se questo significa che c'è una resistenza un po' diversa fra tutti i cavi che vanno a valle, ma la corrente che ci passa attraverso è talmente bassa che direi che posso stare relativamente tranquillo. Ho isolato per quanto possibile con del polistirolo, con dell'imballaggio, il bordo dell'armadietto in ferro. Lo continuerò a isolare più su per quando arriverà l'inverno. E un'altra cosa che voglio fare è costruire un sistema di riscaldamento con un pannello su cui passa un filo riscaldante, tipo quello ad esempio dei coprimaterasso riscaldanti, che mantiene una temperatura costante. Quello sarà il progetto di un altro video. E queste sono le copribarre in Tinkercad. Sono ricavate molto semplicemente. Ho preso la misura delle barre, chiaramente, quindi larghezza e lunghezza. Ora, se andiamo a scomporre questo oggetto, vi mostro cosa c'è dentro. No, vabbè. Scomponiamo quest'altro. Ecco. Questa sarebbe la barra che fa da vuoto interno. Questo è un banale parallelepipedo che costituisce l'esterno. Ho impostato uno spessore di 2 mm. E questo qui è un simboletto che ci ho messo sopra per bellezza, giusto per dare un po' di aspetto fashion a tutto l'assemblaggio. Tra poco magari vi mostro la copertura invece dei poli positivo e negativo. Intanto annulliamo queste modifiche. Ok. E vi mostro invece quelli che ho progettato e stampato per un signore che sta diventando un mio amicone fotovoltaico, a cui ho confezionato un pacco equivalente da 15 celle in serie. In realtà erano 16, ma due le ho messe in parallelo fra di loro, quelle con capacità inferiore. E quindi le barre erano leggermente diverse, e poi ci sono le due celle che sono in parallelo, che hanno bisogno chiaramente di copribarre molto più estese. Mentre tra poco vi mostro invece i copripoli. Ed ecco i copripoli. Questi sono assemblati con diversi componenti che sono palesi: un cilindro alla base, una emisfera in cima da cui ho sottratto i simboli più e meno. Sulla base ho lasciato l'alloggiamento, che conviene sempre fare con un po' di margine per i dadi da 10. E questa scanalatura invece serve a far passare il capocorda piccolino che porta l'anello sul polo della batteria. Questi sono abbastanza stretti, diciamo, a filo, quindi riescono a reggersi in maniera stabile. Il tutto serve ad evitare che accidentalmente degli strumenti o la mano vadano a finire sulle parti metalliche esposte. Bene, questo è tutto, buongiorno.